Adesso volevo iniziare con una lettura di un testo, poi vi dirò chi è che parla. Dunque, dice: io mi domando, onorevoli colleghi, come i nostri posteri tra 100 anni giudicheranno questa nostra Assemblea Costituente. Quindi sta parlando uno dei membri dell'Assemblea Costituente. Se la sentiranno alta e solenne, come noi sentiamo oggi alta e solenne, la Costituente romana, dove un secolo fa sedeva e parlava Giuseppe Mazzini. E io credo di sì, credo che i nostri posteri sentiranno più di noi tra un secolo che da questa nostra Costituente è nata veramente una nuova storia, cioè un nuovo mondo. E si immagineranno, come sempre avviene, che con l'andare dei secoli la storia si trasfiguri nella leggenda. Che in questa nostra assemblea, mentre si discuteva della nuova Costituzione repubblicana, seduti su questi scranni, non siamo stati noi, uomini effimeri, di cui i nomi saranno cancellati e dimenticati, non saremo stati noi, uomini effimeri, di cui i nomi saranno cancellati e dimenticati, ma sia stato tutto un popolo di morti, di quei morti che noi conosciamo uno a uno, caduti nelle nostre file, nelle prigioni e sui patiboli, sui monti e nelle pianure, nelle steppe russe, nelle sabbie africane, nei mari e nei deserti, da Matteotti a Rosselli, da Amendola a Gramsci, fino ai giovinetti partigiani, fino al sacrificio di Anna Maria Enriquez e di Tina Lorenzoni, nelle quali l'eroismo è giunto alla soglia della santità. Essi sono morti senza retorica, senza grandi frasi, con semplicità, come si trattasse di un lavoro quotidiano da compiere. Il grande lavoro che occorreva per restituire all'Italia libertà e dignità. Restituire all'Italia libertà e dignità. Di questo lavoro essi, i morti, si sono riservati la parte più dura e più difficile, appunto quella di morire, di testimoniare con la resistenza e la morte la fede nella giustizia. Quindi restituire all'Italia libertà e dignità, e per questo occorre la fede nella giustizia. A noi è rimasto un compito 100 volte più agevole: quello di tradurre in leggi chiare, stabili e oneste il loro sogno di una società più giusta e più umana, di una solidarietà di tutti gli uomini alleati a debellare il dolore. Alleati tutti gli uomini, tutti, alleati a debellare il dolore. Assai poco, in verità, chiedono i nostri morti. Non dobbiamo tradirli. Questo è valido ancora oggi. La Costituzione italiana è stata fatta, ma è stata svuotata. Il nucleo centrale della Costituzione italiana è evaporato, non c'è più. Non è stato fatto con legge costituzionale, è stato fatto con dei trattati internazionali che impongono una politica monetaria, fiscale, economica del tutto contraria alla scelta dei costituenti, di quelli che erano animati da questa visione. Ve lo ripeto ancora: restituire all'Italia libertà e dignità, la fede nella giustizia. Dice ancora: a noi è rimasto, rispetto ai morti, un compito 100 volte più agevole, quello di tradurre in leggi chiare, stabili e oneste il loro sogno,
di una società più giusta, più umana, di solidarietà di tutti gli uomini. Non dice questi sì, questi altri no, questi un po' di più, questi un po' di meno, perché la dignità o è di tutti o è di nessuno. Concetto che oggi abbiamo perso completamente, la dignità. L'articolo 3 della Costituzione, terzo articolo, dice tutti hanno pari dignità. Su questo non si può discutere, e la dignità è, significa il valore infinito di ogni essere umano. Questa è la dignità. Noi oggi, invece, anziché essere in un governo, in un paese, in un Parlamento che rispetta l'infinita dignità umana, l'infinito valore di ogni persona, siamo un paese che ha sposato un'altra visione della vita, dove soltanto alcuni sono i privilegiati e gli altri, pazienza. Quindi abbiamo svuotato la Costituzione italiana senza rendercene conto, abbiamo tradito i morti che hanno portato noi, hanno collaborato a essere nati in un paese libero, dove esiste una giustizia, sia pure per quello che è, e che si avviava, non è mai stata, ma si avviava a diventare una democrazia. Ecco. Allora, oggi ci sono altri morti che stanno chiedendo questo, tra gli emigrati di tutto il mondo ci sono morti, 1 miliardo di persone obeso, 1 altro miliardo è morente di fame, questo è il sistema, cioè obesi non solo fisicamente, ma di quattrini, di soldi, di potere, e 1 altro miliardo è completamente senza nulla. Noi siamo qui in quest'aula e quante volte io parlo con le persone, mi dicono, ma il lavoro personale è faticoso. E io richiamo, sì, lo è. Ma guardate che vivere sui monti e andare verso la morte, vedere i propri compagni distrutti, torturati, è ancora più faticoso. Ed è molto più duro. Se non abbiamo in mente questo, il lavoro personale non lo faremo mai. Perché è molto più facile andare al bar o andare in discoteca o preparare un pranzetto succulento. Quello è più facile. Vi assicuro che il lavoro personale è un lavoro molto duro, molto difficile, perché dobbiamo combattere delle forze tremende che si sono impossessate delle persone. Oggi non siamo più quello che eravamo 50 anni fa. Vi assicuro, non è più così. Già eravamo messi male, per carità, ma oggi la situazione è drammatica, c'è un'emergenza educativa degli adulti, perché i giovani sono, quello che sta succedendo oggi nel mondo giovanile è conseguenza di adulti che non sono più veri genitori, vere autorità. Un'emergenza politica, nel senso che la politica non c'è più, è totalmente assorbita al mondo della finanza, c'è un'emergenza terapeutica, clinica, nel senso che le persone sono veramente squilibrate. Molti miei amici sono in stato di grande difficoltà, non erano così un tempo, si è aggravata la situazione e adesso vi dirò perché. In questo seminario abbiamo l'ospite che condurrà, ospite in realtà fa parte centrale di ALF, perché io riconosco in Antonio Quaglietta una delle persone più vicine, proprio siamo fratelli di spirito, ci confrontiamo e siamo in accordo su tutto. E tra l'altro Antonio ha la sua formazione arricchita dall'approccio strategico che io conosco, ma non pratico, non ho l'esperienza sua, e che in ALF era carente, quindi in questi 2 giorni vi porteremo qualcosa di preziosissimo, soprattutto non è perché è solo l'approccio strategico che è prezioso, ma perché ci verrà da Antonio, il quale è veramente parte di questa nostra assemblea costituente, perché io mi sento membro di un'assemblea costituente. Oggi occorre ritornare a quei valori. Quest'uomo è Piero Calamandrei, un grandissimo giurista, un altro grandissimo giurista che Costantino Mortati, parlando della Costituzione italiana, ha detto: la Costituzione italiana è una delle più avanzate al mondo. Sapete che su questa Costituzione è stata modellata la Dichiarazione dei diritti umani, insomma, è una delle Costituzioni top. Al vertice è stata fatta da un'elite di intellettuali riuniti dopo la lotta al fascismo, cioè verso la prevaricazione assoluta, eretta sistema, nazifascismo, prevaricazione assoluta, eretta sistema.
Ecco, questi uomini hanno costruito la Costituzione e loro non volevano tradire i loro morti. Ora, questi uomini hanno fatto un compito più semplice, cioè creare una Costituzione, ma guardate che non è facile, perché comunque non erano mica in accordo. C'erano tre componenti enormi, cattolici, liberali, i comunisti, i socialisti. Era difficilissimo trovare punti d'accordo, ma lo hanno fatto perché hanno raggiunto un momento spirituale. La Costituzione è frutto, è ricca di spunti spirituali. Quando l'articolo 3 dice è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscono il pieno sviluppo della personalità umana, vuol dire che lo Stato si deve prendere carico con leggi chiare del pieno sviluppo della persona umana, non del pieno sviluppo dei mercati. È una cosa ben diversa. Bene, Costantino Mortati dice il nucleo centrale della nostra Costituzione, irrinunciabile, sono i diritti economici, sono la parte relativa ai rapporti economici. Quindi il diritto al lavoro è centrale. Oggi un giovane non ha più diritto al lavoro, ha diritto alla schiavitù, salariato, precario se gli va molto bene, se no ha diritto a stare in una famiglia che lo mantiene finché hanno ancora soldi. Oppure ha diritto di entrare nei circuiti mafiosi dove prende lavoro in altro modo. Questi sono i diritti che abbiamo lasciato dopo il sacrificio di persone morte sui monti per una ragione molto semplice, che amavano la libertà, la dignità e la giustizia. Non esiste terapia psicologica che può prescindere da questo fondamento. Quando la psicologia si allontana dai nuclei fondativi dell'essere umano, come dice Vannini, è una gran ciabattona. Lo dice in toscanaccio, no? È un ciabattona. La Costituzione italiana è ricca di spiritualità. Noi abbiamo il compito di riprendere questo filone e riportarlo in vita. Quindi ci vuole una nuova assemblea costituente di intellettuali. Riuscirli a mettere insieme oggi è una fatica difficile, enorme. Perché 30 anni di neoliberismo hanno reso tutti noi diffidenti, competitivi, ognuno che cerca il suo piccolo spazio. No, non è così. Noi dobbiamo ritornare al pensiero comunitario, al pensiero dei grandi. I greci, le grandi tradizioni sono tutte state, evidenziavano due principi. L'identità all'interno di una comunità. Non un'identità fine a se stessa, l'identità fine a se stessa, sapete come si chiama? Narcisismo, cioè un'identità svuotata dalle relazioni. Ma questo è narcisismo, cioè una patologia. Ecco, quindi vi sto parlando di qualcosa che toccherà parecchi di voi. Dovrete sapere che qualunque sofferenza abbiate nella vita non è vostra, è inutile che ve la teniate custodita in segreto. Perché state rivelando qualcosa che è di tutti. Oggi il vero lavoro terapeutico non è più psicoterapia. Quella è la roba che andava bene un po' di tempo fa. Oggi non funziona più, perché l'umanità è a un punto di non ritorno. Se non fa questo passaggio non c'è futuro, quindi è inutile. Oggi la vera terapia è una terapia antropologica, deve entrare nei fondamenti di come siamo costituiti come esseri umani. La visione economicista di oggi ci fa credere di essere in lotta continua gli uni contro gli altri, cioè non è possibile l'amicizia, quindi non è possibile la cooperazione, quindi nell'economia deve vigere la legge del più forte, il paese più forte esporta di più e quindi fa indebitare il paese più debole che importa, e questa è la Costituzione europea. Cioè siamo impazziti a firmare una Costituzione così? Sì, un grandissimo costituzionalista che è Luciano Barra Caracciolo, spiega nel suo libro, la nostra Costituzione è completamente tradita. Quanti sono come lui? Pochissimi. Perché gli intellettuali hanno tradito la loro missione, c'è una missione del dotto. Il dotto quando studia dovrebbe farlo al servizio di una comunità, non per far soldi. Per far soldi si mette a vendere saponette, cosmetici, ma non idee. Ecco, purtroppo questo è uno dei temi più gravi. Bene, siamo qui per lavorare e sapere che ogni nostro lavoro interiore è un pezzo di lavoro politico, perché tutti siamo soggetti politici,
I greci ci parlavano di zoon politikon, questo è l'essere umano. C'è un uomo politico, c'è un uomo che influisce sulla polis. Non esiste l'uomo separato dalla polis. Questa visione nasce da radici nel pensiero di Cartesio, di Hobbes, di Locke. C'è l'individuo e poi l'individuo quando vede che insomma da solo sì riesce a fare, però gli conviene scambiare con altri, perché io faccio il grano, tu fai l'uva, e mi tocca fare la sera, non posso mica mangiarmi bermi alla sera un bicchiere di pane, vengo da te così mi dai un bicchiere di vino e tu non ti puoi mica mangiarti del vino, vieni da me e ti do un pezzo di pane. Questa è la visione. Quindi entriamo in relazione per interesse. Ecco, questa visione, su cui poi si fonda l'economia di oggi, peggiorandola molto, cioè homo economicus, è l'uomo interessato solo a sé, al proprio tornaconto, ai propri egoista fino in fondo, ed è riconosciuto che questa figura di uomo porta la ricchezza sulla terra, cioè il bene di tutti. Questa tremenda sciocchezza è stata fatta credere in tutte le università del mondo. Abbiamo creato un'economia che è diventata separata dalla politica, cioè anzi ha servito la politica, la finanza e tutto. Ci troviamo quindi di fronte a una svolta epocale, ci troviamo in un crinale, da una parte di questo crinale c'è un inferno, dall'altra c'è l'altro inferno, se però camminiamo bene sulla cresta noi possiamo raggiungere un'altra vetta di evoluzione umana. Ecco, questo è il pensiero di Guzzi, il pensiero di Fusaro, il pensiero di Mancini, sui filosofi che vi stiamo portando in Aleph. Passo a passo, insieme ai filosofi porteremo gli economisti, abbiamo bisogno di esperti che dialoghino con i filosofi, perché nessuno può fare tutto oggi, abbiamo bisogno di filosofi che dialoghino con gli economisti, che dialoghino con gli esperti di finanza, che dialoghino con gli esperti di educazione, perché oggi l'emergenza educativa è tremenda degli adulti. Quando abbiamo degli adulti così squilibrati, i figli non vedono, i ragazzi non vedono più negli adulti punti di riferimento. E comunque, anche se fossero equilibrati, ormai l'educazione avviene attraverso i mass media, quindi sono le grandi multinazionali che educano i ragazzi, non sono mica più le scuole, no? Sanno tutti. Quindi abbiamo bisogno di una rivoluzione, una trasformazione radicale, è un momento magico come quello dell'Assemblea Costituente. Però per fare queste svolte ci vogliono visioni grandi come questa di Piero Calamandrei o di Costantino Mortati, di Elio Basso, gente che era stimata in tutto il mondo e che hanno fatto parte della nostra Assemblea Costituente. Questo è il nostro compito. E soltanto cambiando all'interno, cambiando che cosa? La nostra filosofia di vita, allora potremo dare un contributo per cambiare il mondo esterno. L'errore del Novecento è stato che persone che non avevano cambiato se stesse, che albergavano al loro interno ancora rabbia, risentimento, rancore, paura, tristezza, volevano portarci verso un mondo di pace e serenità. È impossibile. Ecco. Abbiamo già avuto nel Novecento esempi altissimi di cosa c'è da fare. Gandhi è un esempio straordinario. Gandhi è un uomo che ha cambiato se stesso. Ha avuto un risveglio e quindi ha deciso di fondare un movimento. E quello di Gandhi, a mio avviso, è uno dei più grandi filosofi del Novecento, perché Gandhi, ci sono tre parole che lo definiscono. La prima parola è Satyagraha. Satyagraha vuol dire adesione totale al vero. È lo stesso che chiede Gesù, totale adesione al vero, trasparenza. Non fare mediazioni col falso. I nostri morti per la libertà, la giustizia, la dignità non hanno fatto i conti. Hanno offerto la loro vita. Non si fa mediazioni sul vero. Per il vero si è pronti a morire. Perché se non si è in grado di morire per il vero, si muore per un'altra cosa, si vive da morti, che è anche la cosa peggiore che ti può capitare. Morire è cosa piccola rispetto a morire, vivere una vita da morti. Una persona che non ha più queste sensazioni che vi trasferisce un testo così, dentro è morto, che gli vuoi fare? Gli vuoi fare anche terapia, che gli accarezzi l'ego?
L'ego ci pensa già la televisione a carezzarlo. La vera terapia è prendersi a cuore, a fondo, l'anima delle persone. Cioè il nucleo dell'anima delle persone è quello che si rispecchia in questo scritto. Questa è la fede che possiamo avere nella giustizia. Questo è l'essere umano, non l'homo economicus. L'essere umano è un homo socialis, per natura, altro che violento e ostile per natura. Quindi ecco perché la terapia deve essere antropologica. Deve essere una terapia che va alle fondamenta di chi siamo noi. Non siamo quella cosa descritta dai testi veramente pieni di veleno della psicologia neoliberista. Antonio vi parlerà, vi farà vivere un'esperienza che si fonda su una visione molto intelligente di come è fatta la vita. Cioè il modello pragmatico è radicato non nelle teorie astratte, nei derivati concettuali, ma è radicato nel modo in cui funziona la vita. Ricordatevi che Gregory Bateson diceva: tutti i nostri problemi nascono dal fatto che noi pensiamo, organizziamo la nostra visione del mondo in modo incoerente, distonico, distorto rispetto a come funziona la natura, cioè di come funziona la natura intendi anche la biologia. Quindi il nostro pensiero, quando perde le radici nella bios, sapete dove la mette? Semplice, nel sanctus. Ecco dove mette le radici. Perché qui è la vita, la logica della vita, qui c'è la biologia, che nell'uomo, la biologia, la biosfera diventa noosfera. L'uomo, a differenza dei leoni, delle pantere e degli gorilla, a differenza loro, sono guidati dagli istinti e quindi non hanno problemi di pensiero esplicito, linguaggio. L'uomo, usando il linguaggio, è in grado di generare dei mondi nuovi, si divinizza, nel senso come fosse un creatore, diventa Dio in questo senso, che può creare? Questa stanza la natura non l'avrebbe creata, questo microfono nemmeno. Quindi noi mettiamo nel mondo cose semplicemente nuove. Infatti l'uomo è colui che lavora, non è solo il mortale, anzi, poi sul tema che siamo immortali, come dicono i greci, ci sarebbe da... Noi siamo coloro che attraverso il lavoro modificano l'ambiente. Però bisogna vedere come lavoriamo. Se lavoriamo bene lo miglioriamo addirittura, se lavoriamo male lo distruggiamo. Quindi noi siamo o angeli o demoni, questo dobbiamo capirlo molto bene. Abbiamo una responsabilità perché siamo dotati di questa specie di proboscidina in più che è venuta fuori secondo il solito modo della vita, le prova tutte, a noi ci è capitato di tirare fuori questa fase. Eravamo scimmie ma riuscite, sono sopravvissute solo quelle che per caso c'aveva questa proboscidina, questi affarini, qualche neurone messo in diverso, una sfiga pazzesca, perché da lì inizia l'inferno, per le scimmie non vivono nell'inferno. Ma non c'è nessun animale che ha paura di morire, solo noi. I mortali vuol dire coloro che hanno paura di morire. Avete mai visto un animale che si preoccupa di invecchiare? Ma provate, ma se lui potesse parlare, vi direbbe: ma voi siete completamente cretini. Ma guardate me, io non ho paura né delle malattie né di morire. E ma allora le preoccupazioni? Vi direbbe: guarda, vatti a far curare. È così che dobbiamo fare tutta la vita, curarci perché usiamo male il pensiero. Ecco. Quindi, ecco cosa succede. La pragmatica, Vaclavic, Nardone e tanti altri di cui parlerà Quaglietta, fu in qualche modo modella un po' la natura. Perché la natura tiene in vita ciò che funziona, ciò che non funziona, semplicemente. Noi invece su ciò che non funziona creiamo le teorie per spiegare perché dovrebbe funzionare. Facciamo una cazzata e dedichiamo molto tempo del nostro intelletto per spiegare che non lo è. Ma siccome lo è, cioè se io mi scelgo un compagno, una compagna che non va bene per me, è una cazzata. È inutile poi che dico che l'altro dovrebbe essere diverso. Ho fatto una cazzata. Se uno l'ammettesse con semplicità,
mi sono sbagliato, come ha fatto Erickson. Erickson ha detto, non sapevo nulla di chi copia, ho sbagliato, il primo matrimonio l'ha fallito. Se dicesse questo, amore, amici come prima, e vediamo di rimediare avendo imparato qualcosa. Invece no, io c'ho ragione, quindi è l'altro sbagliato. Ma la pragmatica non compie questi errori. Quindi fa ciò che funziona, tiene ciò che funziona. Quindi il loro modo di lavorare nella psicologia è particolarmente vicino alla logica della vita. E questo è molto interessante. Ecco. Bene, un'ultima cosa. Nello scorso seminario abbiamo lavorato sulle subpersonalità. Gli orientali, cioè il pensiero, la filosofia orientale, la psicologia orientale, si occupa poco di subpersonalità. Non si occupa mica degli ossessivi, dei depressi, come si fa a curare il depresso, l'ossessivo, poi c'è l'ossessivo ansioso, poi c'è il fobico ossessivo, c'è tutta una variante. Adesso se vi prendete il manuale diagnostico, è una roba incredibile. Cioè, non se ne occupano, ma sai perché? Perché sono tutte varianti sull'unico tema. E qual è il tema? Questo. Qui c'è la scissione della malattia. Qua c'è la tensione verso l'uno, questa è la salute. Sono temi, variazioni sullo stesso identico tema. Questa è la metafisica, andare a cercare i principi primi, non perdersi nei dettagli. Capite? Ecco. Allora adesso vi faccio solo esempi e poi mi fermo. Se io ho sviluppato una subpersonalità ossessiva, sono in croce. Per ogni decisione soffro. Perché? Per esempio dico, guarda, non so se andare al mare o in montagna. La decisione no. Oppure non so se uscire a cena oppure no. Perché stasera c'è un bel film a casa, vorrei vedere, però voglio vedere questo amico. Allora l'ossessivo, la struttura ossessiva, quando in funzione dirà, no vabbè, allora esco e vado con questo amico perché ci tengo. Sta vestendosi per uscire. E poi dice, però c'è questo film, non credo che sia giusto. No, quasi quasi lo chiamo e gli dico che non esco. Sta per chiamarlo e dice, no, però vorrei vederlo questo amico mio, perché insomma, se no non mi sento. Allora si veste, esce, arriva la macchina, accende il motore, poi gli prende di nuovo il dubbio. Dice, no, ma quel film lo perdo, non lo vedo più, invece per me è importante perché ne devo parlare con mio figlio. Fa prendere il telefonino, telefona all'amico, guarda, non posso, è occupato. Allora non riesce a chiamarlo. Allora dice, beh, nel frattempo torno su, poi lo chiamerò dopo. Passa un po' di tempo, poi si rende conto che l'ora d'appuntamento è arrivata. Minchia, guarda un po', adesso lui sarà per strada ad aspettarmi. Ovviamente si fa prendere dall'ansia. Adesso lo chiamo, lui mi dirà, allora devo inventarmi qualcosa, ma cosa mi invento? No, non posso raccontargli una balla. Allora guarda, quasi quasi vado, prendo, vado di corsa, scende dalla macchina. Scende, prende la macchina e si investe, trova il semaforo rosso. Dice, ma cazzo, questo è un segnale. Perché poi dove va uno? Quando è finito nella follia mentale, finisce nelle zone più regressive. No, segnale, questo è un segnale. Io ho capito, mi sto occupando anche di magia, perché poi lo successivo, oltre ad essere iperazionale, finisce da, capisci, dai cartomanti, è ovvio. No, di fronte a questo è chiaro che non posso farlo, torno indietro. Nel frattempo è passato ancora tempo, e cosa fa? Comincia a rimproverarsi, cioè guarda che testa di minchia che sono, potevo chiamarlo subito e fare. Vabbè, sta a sentire, gli dico che sono malato, ma non ci crederà. Simulo, guarda, pronto, guarda, mi dispiace, sono uscito, ma mi sono sentito male per la strada. E così finalmente si mette davanti alla televisione per vedere il film. Ma sta così male che non riesce a vederlo. Dice, ma sarò una testa di minchia. Potevo almeno andare col mio amico. Adesso non mi godo manco il film. Il giorno dopo va in terapia, dove deve spendere 100 euro ogni volta. 3-4 volte alla settimana, per anni che sta andando. Il giorno dopo gli racconta questa scena. Allora la persona dice, che sogni ha fatto questa notte? E sogni di questo tipo. Eccetera, eccetera. Ora, qual è il punto dell'ossessivo? Andiamo a vedere. Ogni scelta è così. Quindi ci sarà qualcosa per cui produce sto cacchio di pensiero, che è un pensiero che non è compatibile con la vita. Per esempio, se c'è una gazzella, non è che se arriva un leone e dice quasi quasi, stavolta faccio diverso, anziché scappare subito,
quasi quasi lo guardo negli occhi, magari, ecco, non gli pigliano mai gli animali, questi balide e balorde, prende e va più veloce che può. Se il leone cerca di raggiungerla, magari la prende, si paralizza, perché è progettata così. Perché se per caso il leone si distrae, riesce di nuovo a scappare. Quindi per loro la vita è semplice. Una volta che si è liberata del predatore, lei è contenta, il leone meno, ma rimedia un po'. Per l'ossessivo non c'è mai fine, perché anche quando ha preso la decisione di andare con l'amico, si rovina la serata, se sta a casa si rovina la serata. Quindi ha due possibilità, guardate. Essere crocifisso dalla parte davanti della croce, può essere crocifisso da questa parte. Questa è la visione. Ma perché? Qual è la convinzione? Che ogni decisione sia definitiva, finale. Deve prendere la migliore in assoluto. In assoluto, non ce n'è altra. Siccome non c'è la decisione in assoluto, non riesce a capire che la gente non decide quasi niente nella vita. Fa quello che gli viene. Ma quello che gli viene per l'ossessivo è insopportabile, perché potrebbe non essere perfetto. E questa è la struttura che va curata. Tutto il resto è inutile. Quindi bisogna lavorare in modo che l'ossessivo cambi questa struttura di pensiero. L'altro che è qui, sai per come ragiona? Che bello, posso uscire con un amico. Ah, che bello, c'è anche un film. Che meraviglia, potrei fare questo e questo. Sono due cose belle. Vediamo un po', cosa mi va di fare? Ma sono tutte e due le cose. Va, esco con l'amico, ciao, finito. Per l'ossessivo questo è incomprensibile. Allora, la nostra è una civiltà ossessiva. È qui. Guardate che anche chi non si considera ossessivo lo è. Funzioniamo così. Ecco. Allora, i presupposti sono i miti fondativi di questa cultura ossessiva narcisista che dobbiamo via via cambiare.